bambinello della Trebbia, il Messia. In quella strana notte si udivano adesso solo canti di gioia. Nessuno ricordava più una Natale. Tutti sapevano che il Verbo era diventato l'Emmanuel, che Dio dal cielo era giunto sulla nostra terra, che ormai ogni avvenimento della storia sarebbe stato datato prima o dopo l'evento inaudito della nascita del Verbo di Dio. Il mondo sembrava impazzito, travolto da una grande gioia, inondato da una grande luce, e mai le stelle lustre e belle erano state viste così splendenti. La più lucente andò a chiamare i magi dall'Oriente. In quella strana notte, dai vari punti della Palestina si misero in cammino i diversi gruppi, per lo più di pastori, tutti diretti verso la grotta dalla quale si radiava lo splendore di una ineffabile luce. I cuori semplici udivano il canto degli angeli, che lodavano Dio e auguravano pace agli uomini di buona volontà. I sacerdoti del Tempio, percossi da un brivido interiore, comprendevano che stava per iniziare l'era nuova della storia. I vecchi saggi sospingevano bimbi, giovani, adulti verso Betlemme. Alcuni di loro, più anziani e stanchi degli altri, rimanevano nei loro tumuli, dispiaciuti di non avere la forza fisica per unirsi ai pellegrini. Tutti gli altri si accordavano felici e non avvertivano alcuna stanchezza nel cammino verso Betlemme. I giovani cantavano e danzavano come non avevano mai fatto, perché vibravano di gioia indicibile, profonda, nell'avviarsi verso la meta di tutti in quella strana notte. Qualcuno sospettoso e invidioso resisteva alla forza misteriosa e nella sua casa nutriva dentro di sé sentimenti neri, in contrasto con i sentimenti di tutto l'universo. Dai caravanserrai, con cammelli, dromedari, cavalli, umili mule, anche tanti signori partivano seguendo la strada, illuminata dalle stelle in quella strana notte che risplendeva come sole a giorno pieno. Nella grotta Maria di Nazareth, la Guerbera contemplava estasiata quel morbido infantolino nel quale adorava il suo Dio. I suoi occhi erano fissi negli occhi di lui. Si parlavano, madre e figlio, con il silenzioso linguaggio dell'amore. Lei, la figlia di Sion, aveva negli occhi l'ansia, la gioia, la gratitudine, la speranza accumulata nel corso di secoli e secoli dal popolo di Yahweh. Attraverso il suo sguardo sembrava si affacciassero sulla gloria gli sguardi di innumerevoli persone, di ogni età, di ogni rango, di ogni lingua, di ogni nazione, che avevano imparato, pregato, spiato l'arrivo dell'atteso. In Maria tutti avevano la risposta da parte di Dio. Era nato Gesù. Il bimbo, scambettando, piangendo, frignando, sorridendo, rassicurava la madre: eccomi, sono con te, sono con voi. Anche Giuseppe contemplava e intravedeva con gli occhi della fede, nello squallore della grotta, il dono ineffabile, immenso, infinito di Dio, e pregava mentre con gesti affettuosi e maldestri assicurava il suo aiuto a Maria. La grotta intanto era divenuta grande quanto il mondo. Tanti e poi tanti vi si raccoglievano cantando: tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e offrendo i doni di ogni genere. Che strana quella notte, nella quale il figlio di Dio nacque, povero tra i poveri, fatto in tutto simile agli uomini, tranne il peccato. Nel calore, nel colore, nei canti, nel gaudio immenso di quella strana notte, non furono pochi coloro che scorsero sulla greppia l'ombra prima scura, poi sempre più luminosa, più luminosa, più luminosa della croce. L'incrocio delle frati su quella greppia faceva, sorrideva, piangeva il bambino Gesù. Che strana quella notte, sconvolgendo la storia dell'umanità, ha dato
inizio all'era della salvezza. Che strana, misteriosa, grandiosa.